Via. Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi presento un episodio un po' particolare perché voglio parlarvi di abbigliamento. Come ho già detto in quest'altro video, noi ignoriamo sempre purtroppo l'importanza che ha l'abbigliamento nelle nostre sessioni di pesca. Perché se si vuole pescare in sicurezza, in condizioni come quelle che ho alle spalle, è necessario munirsi di un abbigliamento di qualità. E oggi voglio parlarvi, la utilizzo da un po', però voglio parlarvi della nuova giacca Shimano, la Short Warm Jacket, che è appunto una giacca calda, una giacca corta perché è una giacca da wedding, un'ottima vestibilità e naturalmente ci sarà d'aiuto e ci farà compagnia, sarà molto utile nelle nostre sessioni di spinning invernali. Una giacca calda, una giacca che consente il massimo movimento senza essere troppo ingombrante e soprattutto è assolutamente impermeabile. Io ho avuto modo oggi di testarla, non ho fatto prima questo video perché volevo provarla in condizioni davvero difficili. Sono a pesca con Flip Angler, che naturalmente pubblicherà poi video delle catture nel suo canale e vi consiglio di seguirlo. E questa giornata è stata molto difficile perché la pioggia è stata incessante, non so nemmeno se riuscite a vedermi in maniera nitida perché purtroppo la videocamera viene continuamente bersagliata dalle gocce di pioggia e sono stato travolto diverse volte dalle onde del mare perché il mare era molto molto incalzante. E niente, questa giacca mi ha consentito di restare asciutto, quindi è una giacca che vi consiglio. Qualora foste interessati all'acquisto di una giacca diciamo da pesca invernale, questa sicuramente può essere una soluzione. In descrizione troverete i link di questo prodotto, si tratta di uno Shimano Shop e niente, quindi vi lascio al prossimo video e niente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivate la campanella. Naturalmente una cosa che ho dimenticato di dire è che questa giacca ha una doppia polsini che naturalmente sono regolabili per impedire l'ingresso di acqua e naturalmente anche del freddo che nelle giornate invernali purtroppo è sempre presente. Al prossimo video ragazzi, ciao!